Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e a tutte. Ovviamente è un esperimento tecnologico piuttosto complicato questo di oggi, ma è molto importante perché se riusciamo a gestirlo e a migliorarlo nel tempo, abbiamo la possibilità di informarvi direttamente e a continuare a tenere alto il livello di trasparenza e di sorveglianza da parte degli organi di comunicazione di tutte le operazioni che stiamo facendo. Quella nella quale siamo inseriti è una stanza virtuale. Sono accreditate in questa stanza 77 testate giornalistiche. Alla fine dell'esposizione che verrà fatta prima da me come introduzione, poi dal professor Lopalco e poi dal capo dipartimento politiche della salute Vito Montanaro, io vi dirò quando potrete cominciare a fare le domande per i 20, le 20 testate che sono collegate direttamente. Non vi preoccupate di prendere appunti perché tutte le slide che verranno proiettate, le troverete sulle mail che vi manderemo. Innanzitutto gli aggiornamenti sulla situazione ad oggi. Noi abbiamo adesso 248 casi positivi, abbiamo 16 deceduti, 3 guariti. I moduli di autosegnalazione delle persone rientrate in Puglia dal 29 febbraio ad oggi danno 19.536 persone autosegnalate che si sono poste in quarantena. Dall'8 marzo sono 12.719, l'8 marzo è la data di entrata in vigore del decreto di blocco o blocco relativo degli spostamenti e per vostra informazione da stanotte ci sono state altre 300 persone circa che si sono segnalate. Quindi vuol dire che il flusso di rientro in Puglia è stato fortissimo ed è sostanzialmente ininterrotto. Allora, innanzitutto ovviamente una prima indicazione su come ci siamo mossi in questo ultimo periodo. Noi abbiamo tentato innanzitutto di limitare il contagio, che è la prima linea di, diciamo, tattica che è stata utilizzata. Abbiamo fatto le ordinanze di quarantena per limitare l'impatto delle persone rientrate, abbiamo coinvolto e ringrazio tutti i sindaci della Regione Puglia che si sono comportati in modo egregio. La stessa cosa dicasi per i farmacisti che sono stati e sono straordinari, stanno facendo un lavoro non solo di somministrazione dei farmaci, ma anche di consulenza e di sostegno nei confronti delle famiglie, esponendosi a un rischio molto elevato perché ovviamente non possono evidentemente evitare il contatto personale. Devo ovviamente ringraziare anche i farmacisti ospedalieri che svolgono una funzione fondamentale nella battaglia che stiamo per affrontare. Ringrazio i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta che stanno facendo un lavoro telefonico importantissimo. Queste due categorie devono preservarsi in tutte le maniere possibili, perché attualmente non abbiamo un numero sufficiente di DPI, di dispositivi di protezione individuale per tutti, quindi sono purtroppo limitate le nostre scorte, come avete potuto verificare in tutta Italia questo problema è gravissimo, quindi l'indirizzo nei confronti loro è di evitare ad ogni costo la visita personale, innanzitutto per tutelare se stessi, per tutelare le famiglie dei medici e dei pediatri, ma soprattutto per tenere di riserva un numero elevato di medici, parliamo di centinaia e centinaia di medici, che se rimangono in buona salute in questo periodo possono essere utilizzati una volta che avremo i DPI nelle maniere ritenute opportune. Quindi è fondamentale che non si prendano rischi inutili. D'altra parte,
tutta la battaglia che adesso vi presenteremo sulla riorganizzazione degli ospedali e l'intera strategia del governo italiano e delle regioni contro il coronavirus è indirizzata a salvaguardare soprattutto il personale sanitario. Nel senso che noi siamo in casa per evitare che gli ospedali si intassino di fronte a un numero di contagi troppo elevato. Quindi è evidente che se noi teniamo tutti a casa e poi i medici per diciamo una serie di incidenti che si possono sempre verificare, che si verificheranno, dovessero ammalarsi lo stesso, è chiaro che questa cosa rischia di mandare a pallino un po' tutta la strategia. Quindi i medici devono autopreservarsi, questa è una cosa fondamentale. Molti medici sono tra loro ovviamente imparentati, sono mariti, mogli, figli, quindi è chiaro che c'è una forte interconnessione tra diversi ospedali, quindi significa che ciascuno dei medici deve fare ogni giorno un esame preciso, diciamo così, dei propri contatti a rischio, informare i primari e ciascuna delle strutture dovrà prendere le decisioni epidemiologiche necessarie per tutelare tutti. Abbiamo dato un altro indirizzo a tutti i che rientra in questo tipo di impostazione, a tutti i primari e a tutti gli ospedali. Siccome in questa fase noi abbiamo ovviamente anticipato i tempi, nel senso che i nostri ospedali non sono saturi, sono ancora agibili e quindi non c'è ancora la necessità di impegnare tutto il personale che abbiamo disponibile. La nostra richiesta è di tenere preservati, quindi anche a casa se necessario, tutto il personale che in questa fase, pur essendo presumibile, sarà impegnato nei prossimi giorni, non deve infettarsi, diciamo così, o correre il rischio di infettarsi in corsia senza avere una utilità. Quindi è stata diramata. C'è stata una disconnessione con la postazione del presidente, quindi stiamo risolvendo il problema tecnico. Andate avanti, fai quello Sì. che posso. Vai, continuo per te. Allora, magari approfittiamo di questa pausa per iniziare a fare quello che è un po' il quadro della situazione dal punto di vista epidemiologico. Magari se è possibile mostrare la prima slide, così avete a disposizione. Ripeto che queste sono slide che avrete voi poi. Ecco Sì. Allora, chiedo qui, è scusa, tornato il ma è presidente. la Sì. linea che aveva ceduto. Allora, termino, quindi dicevo, sono state quindi sospese anche con lo stesso fine tutte le attività di tutta la medicina, di tutta la sanità pugliese, non urgenti, sia quelle ospedaliere che quelle territoriali. Questo ovviamente provoca alcuni disagi alla popolazione, non c'è dubbio, perché alle volte non è semplicissimo stabilire quali prestazioni siano urgenti o non urgenti, ma era fondamentale eliminare questa attività sia per tenere preservato il personale da possibilità di contagio, sia anche per evitare che attendendo in una sala di attesa i pazienti potessero contagiarsi. Dopodiché, un'altra cosa fondamentale, in ospedale si entra solo col 118, evitate di andare personalmente in ospedale dopo aver sentito i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta. Se questo meccanismo funziona di consultazione e di impiego del 118 e sta funzionando per quello che possiamo comprendere, riusciamo a tenere preservati gli ospedali dei quali adesso vi daremo notizia. Ora, le slide verranno illustrate ovviamente dal professor Lopalco e da Vito Montanaro, ma diciamo che allo stato i dati sulla distribuzione per provincia, sulle caratteristiche di sesso, sulla distribuzione per età, verranno illustrate dal professor Lopalco. Lo stesso professor Lopalco vi illustrerà
diciamo, i criteri della circolare del Ministero del 29 febbraio che noi abbiamo nella sostanza attuato, che, semplificando ovviamente, significa creare delle postazioni isolate per la gestione del Covid e ovviamente gestioni isolate per la gestione del non Covid, che però rimane urgente e che deve essere tenuto in linea, perché è evidente che tutte le urgenze quotidiane che ci sono sempre state nei nostri ospedali continuano ad esserci. L'altra indicazione ovviamente è quella di costruire delle terapie intensive per le ragioni che credo molti di voi già conoscano, e anche queste devono avere una separazione fisica dalle altre unità. Ecco perché abbiamo scelto di individuare, diciamo così, dei padiglioni anche in ospedali che hanno anche altre funzioni, ma che devono tenere isolate sia i ricoverati Covid, sia coloro che sono ricoverati in terapia intensiva. Bisogna creare, e ve ne daranno notizia, anche dei protocolli rigidissimi sui criteri di accesso agli ospedali, come ho detto, impegnare sempre il 118 per i casi di ricovero, che ovviamente vanno limitati nella stragrande maggioranza dei casi, come vi dirà il professor Lopalco dai dati. Questa malattia non necessita nel 50% dei casi non necessita di ricovero, quindi bisogna che tutti, se possibile, si curi questa malattia a casa. Solo nei casi più gravi si passa dall'ospedale. L'altro criterio che era stato individuato era, come ho detto, appunto, l'attivazione di posti letto di area critica. Soprattutto l'indirizzo fondamentale era quello della circolare, era quello di non moltiplicare gli ospedali, cioè che si occupano di Covid, ma di concentrarli. Questa cosa è di fondamentale importanza. Ci sono state, diciamo, molte entità sul territorio che, a fronte di ospedali mai chiusi, perché noi non abbiamo mai chiuso nessun ospedale in questa regione, continuo a ripeterlo, alcuni dei nostri ospedali erano stati ridestinati per la gestione di lungo degenze e di cronicità, ma nella sostanza questi ospedali sono rimasti intatti e sono denominati in un altro modo solo perché il DM70 li denomina in un'altra maniera, ma sono ospedali con una funzionalità diversa. Molti ci hanno chiesto di ridestinare questi ospedali agli acuti, che è la terza diciamo destinazione degli ospedali. Questo lavoro non si può attuare perché gli indirizzi che abbiamo è di avere il minor numero possibile di strutture destinate al Covid, in modo tale da contenere il numero dei lavoratori esposti, quindi evitare contaminazioni accidentali, razionalizzare l'utilizzo dei DPI, perché se abbiamo troppe sedi, i dispositivi di protezione individuale, che già sono scarsi, lo diventano ancora di più. E soprattutto, come al solito, per focalizzare le competenze. Questo è un criterio generale dell'organizzazione sanitaria. Di fronte a un problema grave, serio, avere i casi accorpati consente al personale sanitario di imparare dall'esperienza. Inutile dire che in questa storia del Covid-19 in Italia, le esperienze che stiamo facendo e che i medici si scambiano attraverso le varie task force sono di fondamentale importanza. Se noi avessimo tanti ospedali sparsi, noi faremmo una fatica enorme a scambiare queste esperienze, abbassando il livello della nostra competitività dal punto di vista del contrasto al Covid. Quindi, siccome ci sono alcuni sindaci, lo dico chiaramente, che immaginano che attraverso l'emergenza loro possano, diciamo così, ottenere una nuova destinazione del loro ospedale per acuti, quando erano stati destinati per lungo degenti o per cronici, bene, insomma, a parte che non è il momento per continuare battaglie che erano sbagliate prima, adesso sono, direi, quasi criminali tornare su questo punto durante una epidemia, anche perché sono in netta contraddizione con le linee di indirizzo del 29.2 del Ministero della Salute, che ci dice invece di concentrare la gestione del Covid.
Ciò nonostante, vedrete, ve lo spiegherà meglio Vito Montanaro, noi abbiamo nella sostanza impegnato nella lotta al Covid tutti gli ospedali pugliesi, anche quelli che in passato erano stati destinati a cronici e a lungo degenti, assieme a tutti quelli di secondo livello, più l'ospedale di Bisceglie che sta svolgendo un ruolo importante pur essendo un ospedale di primo livello. Abbiamo impegnato tutti gli ospedali per ora degli enti ecclesiastici, in particolare il Miulli. Il Miulli praticamente da oggi e nei prossimi giorni sarà per tre quarti destinato, anche perché dispone di un particolare impianto a pressione negativa che consentirà di avere a disposizione, come vi diranno, numeri importantissimi sia per i ricoveri di persone Covid sia per le terapie intensive Covid, continuando a svolgere le attività urgenti in aree separate dello stesso ospedale. Anche il privato accreditato, ci sono alcuni che ci hanno già dato risposta, ma chiunque in Puglia nel privato accreditato disponga della possibilità di ospitare insieme, perché non possono stare distaccati, non possono essere lontani i posti letto per infettivi Covid dalle rianimazioni. Chiunque abbia questa possibilità può darci la sua disponibilità ad essere inserito nel dispositivo. Noi, come più volte detto in questi giorni, abbiamo fatto uno scenario di circa 2.000 contagiati, perché questo scenario è quello che, tra virgolette, ci aspettavamo. Il professor Lopalco vi spiegherà più o meno come si fanno queste previsioni, che ci aspettavamo ovviamente prima del rientro delle 20.000 persone autosegnalate e probabilmente di altre 10.000 che non si sono segnalate. Su uno scenario da 2.000 contagiati, secondo quello che viene dall'esperienza che hanno fatto in altre regioni, quelli che richiedono il ricovero sono il 50%. Quindi noi abbiamo lavorato su 1.000 posti che in più ed anche ad aumentare la nostra capacità di assistenza in terapia intensiva del 10-15%. Voglio dirvi quindi che il sistema sanitario pugliese, Vito Montanaro vi potrà dire con maggiore precisione, che aveva circa 11.000 e rotti posti letto, ha avuto un aumento netto, grazie al lavoro di questa settimana, di circa 1.000 posti letto. Quindi questo dimostra che il nostro piano di riordino, quello diciamo ovviamente oggetto inevitabilmente di tante critiche, non ha assolutamente tolto la possibilità alla sanità pugliese in una settimana di riallestire, senza fare praticamente nulla perché gli ospedali sono intatti da questo punto di vista, di riallestire, di aumentare il numero di posti letti. Basta ovviamente che il Ministero ci abiliti, come ha fatto in questo caso, ad andare sopra i numeri previsti dal DM70. Gli ospedali Covid sono quelli che verranno illustrati, ovviamente sono gli ospedali diciamo di punta del sistema, poi i numeri degli ospedali Covid vi verranno dati da Vito Montanaro. Salto per non tediarvi con i numeri, che però sono molto importanti perché consentiranno a tutti di capire bene qual è la nostra strategia. Vi diciamo solo riassuntivamente che la battaglia fondamentale si svolgerà sulla dotazione tecnologica. Noi siamo in grado di allestire 202 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva. Di questi 202, 78 posti letto sono già disponibili ad oggi. È chiaro però che abbiamo bisogno di un numero di ventilatori che ci deve essere consegnato dalla Protezione Civile e che inevitabilmente stiamo anche provando a procurarci sul mercato con mezzi autonomi, ma capirete che non è facile. E quindi diciamo che attualmente per i prossimi giorni noi siamo
assolutamente in grado di fronteggiare quella che è l'aumento dei ricoveri e dei ricoveri anche in rianimazione in maniera abbastanza agevole. È chiaro che se i numeri di cui vi ho detto dovessero essere superati, noi avremo bisogno di un grande supporto da parte della Protezione Civile nella somministrarci macchinari per la ventilazione e ovviamente anche i DPI. Vengono sostanzialmente riaperti come ospedali, però molti ospedali, diciamo così, che avevano avuto quindi riaperti è un termine sbagliato, vengono riconvertiti in ospedale per acuti molti ospedali che avevamo nel piano di riordino destinato a cronicità e lungo degenza. In particolare verranno ridestinati a acuti e quindi nella fase post acuzie, però quindi nella fase di guarigione. La guarigione dal Covid-19 è complessa, questo ve lo dirà anche il professor Lopalco, perché anche quando i sintomi sono scomparsi e tecnicamente il soggetto è guarito e rimane positivo, quindi c'è una fase post terapia intensiva che, non lo so, vogliamo chiamare svezzamento, non so se sia tecnicamente giusta, nel quale un soggetto a quel punto può liberare il posto di terapia intensiva e può essere ricoverato. E poi c'è una fase ulteriore che va gestita in maniera ospedaliera, e quindi gli ospedali di San Cesario, che erano chiusi come ospedali per acuti da tempo, Grottaglie, Canosa, il Fallacara di Triggiano, l'ospedale di Terlizzi, ci sono state, diciamo, manifestazioni, devo dire, tristi a Terlizzi. L'ospedale di Terlizzi riassume la qualità di un ospedale per acuti, quindi non riesco a capire tutte le polemiche che ci sono state. Certo, abbiamo chiuso il pronto soccorso perché il pronto soccorso di Terlizzi era completamente inutile in questa fase, peraltro i numeri di accesso erano bassissimi, abbiamo evitato che ci fossero rischi di contaminazione di personale e dei pazienti, eliminando un pronto soccorso e destinando tutto il personale di quel pronto soccorso al rinforzo degli altri pronto soccorso. Quindi dal nostro punto di vista Terlizzi in questo momento sta assumendo un ruolo fondamentale nella lotta al Covid. Certo, non è un hub per la cura acuta della malattia, è un luogo importante per la post acuzie, quindi non vedo veramente nessun tipo di preoccupazione per chiunque. Peraltro sono provvedimenti temporanei, cioè nel senso, se dovesse essere per assurdo in futuro necessario riaprire il pronto soccorso, lo si riaprirà. In questo momento era solo pericoloso e inutile tenere fermi decine e decine di sanitari in un pronto soccorso che non era frequentato praticamente da nessuno. La stessa cosa avverrà per Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano, Mesagne, Massafra, Mottola, San Nicandro Garganico, Torre Maggiore, Vico e Vieste. Poi vedrete le slide. Quindi significa, e ve lo ripeto, che il piano di riordino era così ben fatto da avere consentito in poco tempo, vi dirà Montanaro in quanto tempo esattamente, di ridestinare ad un'emergenza come quella di cui stiamo parlando tutti gli ospedali che erano stati convertiti in lungo degenze e cronicità. Possiamo dire di avere concluso. Anche Montanaro vi dirà di tutto il dispositivo non Covid, che ovviamente è potentissimo, cioè il dispositivo non Covid, quelli che si occupano delle malattie normali, eliminate tutte le prestazioni differibili, quindi gestendo solo quelle urgenti, è poderoso e ha, diciamo così, la stragrande maggioranza dei posti letto. Cioè non, siccome qualcuno si è preoccupato, ma che succede a tutti quelli che non hanno il Covid e che hanno altre malattie? Su 11.000 rotti posti letto, più i 1.000 del Covid, 10.000-11.000 continuano a essere destinati alle malattie ordinarie. Eliminate le non urgenze, cioè le cose che non sono urgenti, ed eliminate tutte le prestazioni ambulatoriali che in questo momento era demenziale mantenere aperte.
e quindi dal punto di vista cautelativo abbiamo ritenuto che anche il non Covid, peraltro, deve avere la stessa protezione dal punto di vista epidemiologico delle strutture Covid, anzi forse persino di più, perché mentre nelle strutture Covid c'è un meccanismo che il professor Lopalco vi spiegherà, che consente anche di tenere due contagiati nella stessa stanza, si chiama isolamento di corte se non ho capito male, è chiaro che negli ospedali non Covid la sorveglianza deve essere estrema. Allora, se il professor Lopalco è d'accordo, io gli darei la parola per la parte di sua competenza. Bene, grazie. Allora, le slide appunto vi sono già state distribuite, proviamo a mostrarle a video, partendo dalla prima, che ci mostra le famose curve. Qui oggi non si fa altro che parlare di curve, vorrei in breve spiegarvi di cosa si tratta, la successiva slide. Benissimo. Quindi, come vedete, il totale dei casi che sono stati registrati sul sistema dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi il sistema centrale, fino a ieri sono individuati da questi numeri. La curva a cui dobbiamo fare riferimento è quella azzurra, la più alta, la prima che vedete, insomma, quella in alto. Quelle sono tutti i casi segnalati, confermati, il totale dei casi confermati. Ora, quello che noi stiamo osservando in questi giorni è che appunto questa curva dei casi segnalati in Puglia è esattamente quello che ci aspettavamo. Ed è proprio su questo modello che è stato già dall'inizio impostato tutto questo piano di risposta all'epidemia. Cioè, se la curva dei casi dovesse continuare ad avere questa inclinazione, noi appunto siamo pronti con quel piano che è già stato illustrato nelle grandi linee e che sarà poi illustrato nel dettaglio. Quello che noi comunque ci auguriamo è che tutte le misure messe in atto dall'8 marzo in poi, quindi con la chiusura in casa di tutti i cittadini, possano modificare l'andamento di questa curva. Cioè, noi speriamo che ad un certo punto, che potrebbe essere eventualmente la metà della settimana, di questa settimana, diciamo mercoledì, giovedì, vedere i primi effetti delle restrizioni del governo e quindi vedere questa inclinazione meno ripida, vedremo questa curva abbassarsi. Questo è quello che ci aspettiamo in base ai nostri modelli. Comunque, anche se la curva dovesse continuare con questa inclinazione, questi numeri sono quelli che sono stati presi in considerazione per quello che noi chiamiamo il peggior scenario possibile e quindi quello su cui ci stiamo preparando. Ora, questi erano i casi alle ore 20 di ieri, 248 casi, di cui 148 ricoverati, 6 in terapia intensiva, 16 deceduti e 3 guariti. Attenzione, il numero di guariti ovviamente è molto basso perché si riferisce ai primi casi segnalati, che erano pochi. Man mano che si andrà avanti nei giorni, il numero di guariti ovviamente aumenterà perché seguirà più o meno l'andamento della curva, quindi è normale che noi nei prossimi giorni potremo dichiarare guarite molte più persone. Come però diceva il Presidente, attenzione, perché la guarigione è la guarigione clinica, purtroppo c'è una fase di convalescenza che ormai tutti i clinici ci stanno segnalando, cioè che queste persone rimangono positive per molti giorni, quindi è molto importante, ecco perché sarà molto importante il ruolo appunto di queste strutture post-acuzie che liberano i posti in ospedale, sono persone che non hanno più bisogno di assistenza medica continuativa, ma che hanno bisogno di essere comunque sotto osservazione e sorveglianza sanitaria perché sono ancora positivi, quindi non possono essere in qualche maniera portati in comunità. Siccome la situazione è altamente evolutiva, io vi dico, noi questi sono i dati ieri alle 20, vi posso dire che oggi, questi erano i casi praticamente segnalati al Ministero al momento del tampone, quando il tampone è risultato positivo. Attualmente, oltre a questi dati, possiamo dire che il numero dei deceduti non è cambiato di molto, siamo a 18 deceduti in questo momento. Il numero invece in terapia intensiva, da quando è stata fatta la segnalazione ad oggi, è chiaramente modificato, quindi oggi in Puglia in terapia intensiva ci sono 34 persone. Questi numeri cambieranno ora per ora, giorno per giorno, quindi vi daremo
nei prossimi giorni e gli aggiornamenti in tempo reale. La prossima slide mostra invece la distribuzione per provincia. Vedete, sulla sinistra sono i numeri assoluti, cioè il numero dei casi. Ovviamente Bari è al primo posto come numero di casi, ma perché è la provincia più grossa come popolazione. Per questo nella figura accanto vi abbiamo mostrato i tassi. I tassi significa numero di casi diviso abitanti, è un tasso grezzo sulla popolazione residente. Questo dato ci dà il segnale che attualmente le province più colpite in termini appunto percentuali sono Foggia e Brindisi, quindi il numero di contagi per abitante più alto lo abbiamo a Brindisi e Foggia. Andando avanti, la caratteristica dei positivi rispecchia perfettamente quello che già sapevamo. Abbiamo una predominanza dei maschi e questo presto probabilmente la scienza ci dirà perché questo era un dato molto solido che veniva dalla Cina, lo stiamo rivedendo anche in Italia. E invece sulla destra vedete la distribuzione per fasce di età. Chiaramente il gruppo di età più colpito è quello fra 60 e 69 anni. L'età media dei casi colpiti è 59 anni, quindi più o meno possiamo dire che la metà dei casi di positivi, questi sono i casi positivi, la metà dei casi positivi più o meno va sopra i 60 anni, un'altra metà va sotto i 60 anni. Il range è molto ampio perché abbiamo casi dai 4 ai 97 anni, però il grosso dei casi, come potete vedere da questa slide, si concentra nelle fasi più avanzate della vita. Vi faccio vedere un'ultima slide che ci mostra lo stato di salute al momento appunto della segnalazione, quindi questa qui è un'immagine statica al momento della segnalazione, che ci conferma quello che già sapevamo, cioè è vero che l'età media è 59 anni, che metà dei casi e al di sotto dei 60 anni, però la maggior parte dei casi al di sotto dei 60 anni sono dei casi non severi. I casi severi e critici, che sono quelli che sulla slide vedete con i colori più scuri, quel colore marroncino, i casi severi e critici iniziano a presentarsi nella fascia d'età 50-59 anni, ma sono quasi tutti concentrati dopo i 70. Quindi già confermiamo quello che è già stato visto fino ad ora, cioè il 70% dei soggetti positivi o è completamente asintomatico o ha pochi sintomi, o comunque se ha dei sintomi sono dei sintomi lievi. D'accordo? Quindi quelli che necessitano un impegno assistenziale alla fine è il 30% dei positivi. Quindi questa è una panoramica dei casi stabilizzati fino alle 8 di ieri. Un bollettino del genere verrà emanato quotidianamente dalla regione. Quindi velocemente, prima di passare la parola al dottor Montanaro, vi ripeto quelli che erano i criteri per mettere in campo questo piano di preparazione, che è quello appunto della istituzione dei cosiddetti ospedali Covid. Quindi in strutture ospedaliere bisogna individuare postazioni isolate per l'osservazione di questi pazienti in attesa del risultato dei test. Dopodiché, nel caso in cui il test è positivo, questi pazienti devono essere ricoverati in strutture specializzate, che sono appunto i famosi reparti Covid. Tutti i protocolli che regolano questo flusso sono già stati messi per iscritto e distribuiti a tutti gli operatori sanitari, direzioni generali e direzioni sanitarie. Chiaramente tutto questo piano anche qui è un work in progress, cioè si arriverà al numero finale progressivamente, e nel caso in cui la curva epidemica dovesse ancora aumentare, ci sono comunque dei piani di contingenza per affrontare man mano la situazione. Però da quanto avete visto dalla curva e da quello che vi è stato detto prima, capite bene che abbiamo diversi giorni davanti a noi per prepararci e adattare lo scenario in base alle necessità epidemiologiche. Quindi io credo che a questo punto la parola a te, perché c'hai tanti numeri da mostrare.
Grazie, grazie professore. Grazie anche al presidente che ha sintetizzato le azioni che con un gruppo nutrito di professionisti, sia interni al dipartimento, sia con il supporto delle direzioni strategiche delle aziende e dei professionisti che nel mondo delle aziende vivono quotidianamente, abbiamo portato avanti fino ad oggi, sin dal giorno in cui abbiamo rilevato la presenza del cosiddetto paziente numero uno, che ricordo a tutti essere il 24 febbraio, quindi qualcosa più di 20 giorni fa. Evidentemente, rispetto a quello che erano le notizie che pervenivano da altre zone del mondo e dal nord Italia, abbiamo elaborato una metodologia che il presidente ha voluto che si prediligesse, di previsione prospettica e attualizzazione della previsione prospettica sin dal primo giorno. Ragion per cui in prima battuta abbiamo individuato, sulla scorta delle indicazioni che ci sono state fornite dalla circolare ministeriale del 29 di febbraio, abbiamo individuato le strutture all'interno delle quali, strutture ospedaliere si intende, all'interno delle quali erano presenti le tre discipline fondamentali: le terapie intensive, le malattie infettive e le pneumologie. Identificata questa rete, insieme con la rete dei laboratori che erano in grado di effettuare test sui campioni per possibili contagi da Covid, che ricordo essere il laboratorio del Policlinico di Bari, quello di Lecce, quello degli ospedali riuniti, Policlinico di Foggia, e il laboratorio della ASL-BT, che è situato presso l'ospedale di Biceglie. Queste quattro strutture hanno iniziato a lavorare e fino ad oggi hanno portato mirabilmente a compimento il loro lavoro, dandoci la possibilità di inventariare quotidianamente sia il numero dei campioni testati, sia il numero degli infetti. Il passaggio successivo, vista l'evoluzione dell'epidemia al nord Italia e viste le iniziative che sono state poste in essere dai nostri concittadini che via via si sono, come diceva il presidente Emiliano, riversati nella nostra regione in tre soluzioni, in tre set di date, inizi di marzo, 8 marzo e 13 marzo, cioè ogni fine settimana noi abbiamo avuto nostri concittadini, nostri corregionali che si sono riversati nella nostra regione. Evidentemente questo ha determinato da parte nostra l'esigenza di dover rivedere le stime di coinvolgimento dei posti letto in quel momento presenti e coinvolti in quelle strutture, consentendoci e consigliandoci di allargare la disponibilità dei posti letto nelle terapie intensive in questo momento attive nella regione Puglia. Ci ha consigliato questo arrivo, questa massa di nostri concittadini, che ha ricordato il presidente Emiliano, sono oltre 20.000, ci ha consigliato anche di rivedere i protocolli che via via abbiamo visto e manutenuto, come si deve fare in condizioni di questo tipo, nelle quali lo scenario, professore, cambia quotidianamente. Abbiamo evidenziato delle esigenze anche sotto l'aspetto della raccolta delle informazioni, come diceva il presidente Emiliano, dalla rete degli ospedali che abbiamo immediatamente costituito, informazioni e suggerimenti per rivedere questi protocolli, che ad oggi, alla luce del numero degli infetti, probabilmente hanno dato qualche esito positivo. Evidentemente il prosieguo dell'attività ha previsto l'esigenza di aumentare il numero della capacità sia degli ospedali inizialmente coinvolti, che sono gli ospedali di secondo livello, sia di ospedali inizialmente non coinvolti, perché era sempre più suggestiva l'idea, che poi è stata formalizzata in una circolare ministeriale precisa qualche giorno fa, di pensare sempre più ad ospedali Covid, cioè ad ospedali nei quali avremmo dovuto concentrare anche in coorte gli infetti. Concentrare in coorte significa adottare un sistema secondo il quale anche più di una persona, una volta accertata l'infezione, poteva convivere nella stessa stanza.
Tutto ciò ha determinato l'esigenza anche di aumentare il numero della dotazione di capitale umano che lo stesso Ministero della Salute ci ha consentito di stimare nel corso dei giorni scorsi e alla quale abbiamo già dato seguito con numerose assunzioni, che hanno suggerito di somministrare a tutte le strutture coinvolte corsi di formazione anche in formato digitale o attraverso videoconferenze con tutti coloro che via via venivano coinvolti in questa procedura, perché non dimentichiamo che negli ospedali, che poi sono diventati completamente ospedali Covid, vi erano degli operatori sanitari che non avevano mai prima avuto a che fare con epidemie, quindi abbiamo dovuto, sia attraverso formazione specifica, sia attraverso interlocuzione di video tutorial, con l'ausilio di video tutorial, procedere a questo tipo di attività. Abbiamo di fatto identificato dunque una serie di strutture che fondamentalmente, dal punto di vista delle procedure e dei processi, hanno consentito di concentrare gli infetti in strutture totalmente dedicate. Abbiamo ottenuto così la possibilità di contenere il pericolo di infezione degli operatori sanitari, non diffondendo la possibilità agli infetti di andare in ogni struttura. Abbiamo ottenuto la opportunità di razionalizzare l'utilizzo dei DPI, che, come diceva il Presidente, sono molto molto scarsi, perché il problema non è soltanto regionale, ma è un problema nazionale e anche forse mondiale, dal momento che moltissimi stati hanno bloccato la fuoriuscita di produzione sia di DPI che di apparecchiature, perché la psicosi di qualche settimana fa è diventata sostanza anche in altre nazioni d'Europa. Pertanto la globalizzazione della produzione ha portato noi ad essere dipendenti dalle produzioni di altre nazioni del mondo e le altre nazioni del mondo ad adottare iniziative di tipo difensivo che hanno messo noi in serissima difficoltà. Noi ad oggi abbiamo scorte che ci consentono di andare avanti per quanto riguarda i DPI ancora per giorni, ma abbiamo attivato una serie di canali paralleli a quello della protezione civile, sia per recuperare forniture di DPI, sia per recuperare fornitura non solo di ventilatori polmonari, ma anche di monitor multiparametrici. Tutto ciò ha reso necessario costituire un gruppo di lavoro focalizzando delle competenze. Non siamo soli, noi siamo i terminali di una organizzazione che il Presidente Emiliano ha voluto porre in essere, ognuno con un proprio ruolo, ognuno con un proprio compito, e c'è un gruppo di persone per ogni tipo di attività, che sia l'acquisizione di DPI, che sia l'acquisizione di attrezzature, che sia la verifica dei percorsi e dei protocolli da utilizzarsi negli ospedali, che rispondono direttamente a me e al professor Loparco, e quotidianamente noi riferiamo la situazione giornaliera della situazione che si verifica in tutta la Puglia, confrontata con l'intero territorio nazionale. Il presupposto teorico lo ha già illustrato il presidente Emiliano, si basava su una ipotesi di infetti di 2000 persone che si presumeva dovesse passare, secondo le stesse indicazioni percentuali rilevate al nord Italia, per circa 1000 pazienti in ospedale, 20% dei 2000 teoricamente, 10% dei 2000 teoricamente passando dalle terapie intensive. Abbiamo dunque ad oggi, quindi alla fase in cui siamo e sulla base degli studi epidemiologici che il professor Loparco ha diciamo elaborato fino ad oggi, coinvolto 9 strutture ospedaliere, di cui 6 ospedali pubblici, un ente ecclesiastico, l'ospedale Miulli, e 2 case di cura private accreditate. In queste strutture noi abbiamo attivato unità operative di terapia intensiva. Solo per la cronaca, per evitare che ci siano dei fraintendimenti sui numeri, noi in Puglia abbiamo attive 32 unità operative di terapia intensiva con i relativi posti letto, che assommano a circa 300. Di queste solo 27 sono previste per legge dal DM70, quindi noi ne abbiamo ben 5 in più con i loro posti letto pubblici e privati accreditati.
Qual è stato lo scenario al quale abbiamo voluto fare riferimento? Rispetto ai posti letto di terapia intensiva attualmente attivi, ne abbiamo, condividendo il percorso con i direttori generali delle aziende sanitarie e degli enti ecclesiastici, staccati 54 da destinare al contenitore Covid, cioè da utilizzare per un vincolo di destinazione differente da quello della ordinarietà dell'attività operativa del sistema sanitario regionale. A questi, visti i numeri e viste le previsioni prospettiche che abbiamo voluto porre in essere, come diceva il presidente Emiliano, ne abbiamo aggiunti 252, e cioè 144 attivabili nel sistema pubblico puro, cioè nei 6 ospedali più l'ospedale di Biceglie, 58 allo stato attuale presso il Miulli e 50 nelle case di cura private accreditate. Si badi, le due case di cura private accreditate che hanno dato la disponibilità sono quelle che per prime hanno trasmesso una nota ufficiale al Dipartimento. Noi venerdì abbiamo chiesto all'intero sistema dell'ospedalità privata di farci sapere se sono nella condizione di supportare e di integrare la rete che abbiamo attualmente attivato. Supportare la rete significa rispettare le condizioni che il presidente Emiliano ha già anticipato in sintesi, avere un 20% dei posti conferibili destinabili all'utilizzo di terapia intensiva. Chi dovesse trovarsi in questa condizione entrerà a far parte della rete degli ospedali Covid. Chi non dovesse avere questa condizione, non dovesse garantirci questa condizione, entrerà a far parte degli ospedali Covid post acuzie, di cui parleremo tra un attimo. Ma siccome noi dobbiamo essere sempre attivi e trasparenti nelle azioni che poniamo in essere, dei 252 posti letto di terapia intensiva che stiamo aggiungendo alla rete già esistente, al plafond dei 54 posti letto, noi oggi ne abbiamo attivi già 78. Averli attivi, 44 dei pubblici e 32 degli enti ecclesiastici, averli attivi significa avere la stanza, avere il letto, avere il monitor multiparametrico e avere il respiratore, cioè avere la possibilità di collocare adesso un paziente che ha bisogno di essere trattato in terapia intensiva. Sul tema dobbiamo segnalare che sin dal primo giorno abbiamo interloquito anche attraverso la Protezione Civile regionale con la Protezione Civile centrale, facendo istanza continua e aggiornando anche le scorte di cui avevamo bisogno. Abbiamo richiesto sia di dispositivi di protezione individuale, mascherine, calzari, caschi, occhiali, tute. Abbiamo chiesto anche la fornitura di apparecchiature tecnologiche, quali ventilatori polmonari, come dicevo, monitor, centrali di monitoraggio, pompe di infusione. Ne abbiamo chieste in numero tale, si porti solo come esempio il numero dei ventilatori e il numero dei monitor, 225, perché vanno in abbinata le due apparecchiature. Ne abbiamo chieste 225 pur sapendo di averne bisogno solo per 202 posti letto, che è quello che citava il presidente Emiliano, il plafond che citava il presidente Emiliano, cioè i 144 posti da attivare negli ospedali Covid e i 58 posti da attivare negli enti ecclesiastici. I 202 rispetto ai 225 sono giustificabili rispetto ai secondi, perché abbiamo voluto dotarci di strumenti di backup, perché non si sa mai, ma un malfunzionamento, l'esigenza di doverne mantenere uno. E vorrei dire che a questi vanno aggiunti i 500 ventilatori di cui in questo momento detiene il possesso e la proprietà a qualsiasi tipo il sistema sanitario regionale. Quindi i 225 ventilatori di cui abbiamo chiesto la fornitura, è da qualche minuto è pervenuta una mail nella quale la Protezione Civile nel giro di qualche giorno comincerà a consegnarci qualche pezzo, per fortuna, sono aggiuntivi rispetto ai 500 di cui noi disponiamo.
Alla rete delle terapie intensive aggiungiamo anche la rete dei posti di pneumologia e di malattie infettive. Ne abbiamo 124 di pneumologia della rete degli ospedali Covid già attivi, che abbiamo destinato solo a questo tipo di attività, e 131 di malattie infettive. A queste due strutture abbiamo aggiunto, per quanto riguarda la pneumologia, 403 posti letto attivabili. Per quanto riguarda le malattie infettive, 251 posti letto attivabili. Abbiamo in buona sostanza attivato, come diceva il presidente Emiliano, oltre 900 posti letto aggiuntivi rispetto alla rete dei posti letto dell'ultimo piano di riordino che abbiamo approvato, credo, in ottobre 2019. Questa decisione risente del fatto che abbiamo dovuto programmare l'utilizzo di posti letto specifici per l'epidemia sulla scorta delle incidenze percentuali che il Nord ci ha in qualche modo somministrato attraverso la comunicazione anche ufficiale di tipo ministeriale o attraverso la Protezione Civile, ma soprattutto abbiamo dovuto integrarla, perché da soli non avremmo mai potuto farcela, con l'utilizzo di posti letto destinati per le due attività, per le due branche, attraverso l'utilizzo di posti letto del Miulli e delle strutture private accreditate. Il Miulli ha conferito un'intera ala, un'intera torre, scusate, alla causa, possiamo definirla così, per un numero totale di 168 stanze che in letto doppio fanno oltre 300 posti letto tra terapia intensiva e posti intensivi per ricovero di pazienti affetti. Ci siamo posti un altro problema. Il giorno in cui, e questo ce lo ha suggerito l'esame insieme con il professor Loppalco, dei primi pazienti guariti. Il primo paziente guarito è il paziente di Torricella. Il primo paziente guarito, dopo 7-8 giorni di permanenza in malattie infettive, era clinicamente guarito ma ancora con il virus attivo. Ha occupato un posto letto in terapia intensiva, ma avrebbe potuto completare il suo percorso di guarigione in una struttura che noi abbiamo definito struttura post-acuzie. Le strutture post-acuzie sono collocate sia in ospedali pubblici, intendendo tra questi anche i presidi post-acuzie che avevamo già individuato da anni nel nostro piano di riordino o della rete ospedaliera, sia nei presidi territoriali assistenziali. In ciascuna di queste strutture sono presenti posti letto definiti di ospedale di comunità o definiti di riabilitazione, che sono riabilitazione post terapia intensiva per quanto riguarda la terapia, la riabilitazione cardiologica, pneumologica, fisica, eccetera, immaginando che la possibilità di scaricare l'ospedale per acuti da una fase in cui il paziente poteva essere trattato con una intensità sanitaria inferiore potesse essere utile non solo in regime di pace, ma ci è tornato utile anche in regime di guerra, perché è come se fossimo in guerra. Quindi ai 353 posti attivi nei presidi ospedalieri post acuzie così definiti, ne abbiamo aggiunti 192 attivabili, cioè 192 posti letto che in queste strutture, 60 nei pubblici puri, 90 come ospedali di comunità nei PTA e nei PPA e 42 derivanti dal conferimento di sanità privata accreditata, 192 portano i posti per post acuzie da infezione Covid a 545 unità. Capite bene che 900 posti letto per la sola acuzie e 545 posti letto per curare l'ultima fase della infezione, che può essere tranquillamente trattata fuori dall'ospedale per acuti, porta il nostro plafond di posti letto disponibili per affrontare l'epidemia a 1500 posti letto, oltre i 252 posti letto di terapia intensiva che si aggiungono ai 56. Quindi abbiamo in totale 1800 posti letto che abbiamo conferito alla epidemia.
Questo porta la esigenza di rappresentare che questo plafond di letti non può essere immediatamente attivato, ma deve essere attivato attraverso lo studio degli scenari prospettici e con un diagramma dei tempi di implementazione che noi abbiamo chiaro, ma che rivediamo giorno per giorno a seconda del numero dei casi che rileviamo e dell'analisi epidemiologica che il professor Lopalco con il suo staff ci somministra, perché insieme a quattro mani con i nostri gruppi di lavoro riusciamo a manutenere quotidianamente. Come diceva il presidente Emiliano, e chiudo, non ci possiamo dimenticare del resto dei cittadini pugliesi che affrontano patologie di tutt'altra natura, da quelle cardiologiche a quelle pneumologiche a quelle infettive non derivanti da temi Covid, e tutti gli ospedali che non sono Covid, che sono stati messi in sicurezza, perché nessun paziente che possa essere a rischio di contrazione dell'infezione debba recarsi in queste strutture, sono elencati in quest'ultima slide che state visualizzando, e che sono ospedali pubblici tutti, ospedali privati tutti, enti ecclesiastici tutti, perché anche il Miulli, che ha conferito alla rete un'intera torre, ne ha altre tre che può destinare all'attività ordinaria. Io ho terminato con l'illustrazione dei numeri. Se il Presidente ritiene che non vi siano altre riflessioni da conferire alla stampa.